Sì, Dario, eccoci con il CT Sandro Campagna, un sorriso perché abbiamo chiuso questo europeo con una medaglia di bronzo che l'Italia aspettava da 10 anni. Abbiamo chiuso, la medaglia era importante dal punto di vista psicologico, di avere delle conferme, però ho visto una squadra comunque in crescita sul piano del gioco, sul piano anche del rendimento individuale e collettivo. Chiaro che queste sono le partite che dobbiamo fare per avere confidenza. Noi abbiamo fatto 3 partite di altissimo livello oggi contro Montenegro e contro Grecia. Contro la Spagna un po' meno, ma neanche tanto meno, perché la Spagna ci ha messo in grande difficoltà ed ha una difesa che va studiata, perché va attaccata in maniera chirurgica, facendo delle cose diverse. Quindi ci devi sbattere contro, secondo me. Quindi va bene così, ci prendiamo questo bronzo, soprattutto insomma 3 giorni di riposo e poi pensiamo a Doha. Quanto è stato importante l'approccio alla gara? Siamo partiti subito fortissimo, 4-1, poi da lì è stato tutto più facile o comunque era importante mantenere un certo livello di concentrazione? Sì, ho detto di iniziare subito forte, ragazzi, sin dalla prima palla al centro, però la bravura loro è stata che l'hanno tenuta fino all'ultimo, anche quando il risultato era abbastanza netto, abbiamo continuato a fare determinate giocate che avevamo preparato. Quindi la lettura è stata importante. Questa è una squadra che, se legge bene le partite, compreso il sottoscritto, può essere devastante, perché veramente gioca con un'energia. Quando non le leggiamo bene può andare in difficoltà, però ci sta nel percorso di crescita, perché è vero che siamo una squadra con un'età media insomma sui 29 anni, però è anche vero che insieme ci giochiamo da 2 anni, da dopo Tokyo, insomma dal 22. Quindi è una squadra che deve maturare un certo tipo di esperienza e, credimi, all'aver perso 2 partite in questo torneo ha aiutato tantissimo, anche a vivere emotivamente la delusione della sconfitta, le incazzature in albergo, le ore di video. Sono, secondo me, state molto importanti ai fini della crescita. Quanto ti rende più fiducioso, più ottimista in vista di Doha e quindi anche della qualificazione olimpica questa prestazione? O eri già fiducioso in vista di Doha? No, sono realista. Come ti avevo detto che sarebbe stato difficile dopo la sconfitta con la Spagna la qualificarsi a Doha, non ti dico che adesso è facile dopo questa prestazione. Non mi lascio abbindolare da una prestazione positiva. La qualificazione è durissima. D'altronde è un sogno andare alle Olimpiadi e il nostro percorso, visto gli incroci che faremo, sarà di grande sofferenza. Per cui dovremmo essere bravi a rituffarci nel clima di rabbuiato dello stare soli, non stare a sentire nulla quello che dicono gli altri e lavorare solo, analizzando le varie squadre che incontreremo. Grazie, grazie.